Il 24 giugno 2013 i cittadini messinesi mi hanno eletto sindaco. Bene, grande emozione ma anche grande responsabilità di portare avanti una città che era stata veramente abbandonata e devastata da quella politica corrotta. Abbiamo trovato mezzo miliardo di debiti, che da lì a poco voleva dire il dissesto, dunque non avere più i diritti essenziali. Le tre partecipate più importanti, ATM, AMAM e Messina Ambiente, che vuol dire trasporti, acqua e nettezza urbana, erano completamente distrutte. Gli operai, i lavoratori non prendevano il loro sacrosanto stipendio e il servizio era totalmente inutile quasi. Bene, abbiamo cambiato queste tre partecipate, sicuramente si deve fare ancora molto, però pensiamo ai 14 autobus che c'erano in città, dunque non avere il servizio. La gente per andare al lavoro o per andare a scuola si doveva andare con la propria auto, spendendo più soldi, inquinando, innervosendosi. Bene, oggi ci sono quasi 100 autobus, fra poco ne arriveranno altri e si potenzierà il tram che passerà ogni 6 minuti. Guardate, abbiamo cercato di lavorare su ogni settore. Oggi non posso darvi l'elenco di tutte le cose fatte perché ci vuole molto tempo, ma metteremo online e perciò vi chiedo di documentarvi su quello che abbiamo fatto perché vogliamo essere giudicati sui fatti, quello da dove siamo partiti, quello che abbiamo trovato e quello che abbiamo fatto. Solo su questo, molto rigoroso deve essere il vostro giudizio, ma solo su quello che noi abbiamo realizzato. Sulle partecipate, vi ho detto, oltre all'ATM anche Messina Ambiente, in questo momento c'è il passaggio a Messina Servizi, bene, da 100 milioni di debiti c'è una transazione che sarà portata a 30 milioni, perciò togliere 70 milioni da questa partecipata non era uno scherzo, stiamo andando avanti. Le opere più importanti in questa città che ci si aspettava da tanto tempo, pensate, il Porto dei Mestieri, fra qualche settimana partiranno e sono 74 milioni di euro, ma soprattutto è un servizio fondamentale di non avere più, di dare il passaggio, perché è obbligatorio ovviamente, ma non dal centro della città. Dunque i tir non saranno più in città con questa opera straordinaria. La via Don Blasco, altra opera importante che da 30 anni si aspettava, bene, abbiamo già firmato il contratto con la cooperativa di Benevento. Il secondo Palazzo di Giustizia pure, anche questo da 30 anni. Sono tutte le opere fondamentali. Gli svincoli di giostra si sta già lavorando, perciò operai messinesi che lavorano e sarà un'altra opera fondamentale per la vivibilità della nostra città. Sulla messa in sicurezza del territorio, che ricordiamo Giampilieri, cosa che non deve accadere mai più, 37 morti, ce li ricordiamo, non dobbiamo dimenticare, però dovevamo cercare di fare progetti, progetti seri, esecutivi e trovare le risorse per mettere in sicurezza il territorio. Bene, 11 già cantieri sono pronti a partire perché sono stati finanziati per la messa in sicurezza dei torrenti, altri 25 sono stati validati, nessuna città in Sicilia ha portato tanti progetti e tanti soldi sono arrivati in questa città. In generale sono arrivati oltre 300 milioni di euro, che vuol dire lavoro. Le politiche sociali che chiaramente mirano alle fragilità, alle persone più deboli. Bene, anche qui un cambio di rotta dove il servizio alla persona è al centro, dove chiaramente tutte le fragilità vengono messe in sicurezza, dove le persone che non ha, senza fissa dimora, c'è la Casa di Vincenzo che è veramente per noi un punto di riferimento della mentalità di questa amministrazione. Chiaramente le cose sono tante, ve le ho dette, documentatevi, sarà tutto online fra poco. Noi vogliamo essere giudicati dai fatti. Ho preso 8 assessori che hanno lavorato da grandi professionisti seri, che oltre all'onestà, che è un prerequisito per tutti, sono persone che hanno lavorato togliendo questo lavoro alle loro carriere professionali per dare il contributo a questa città. È una grande e bella esperienza fuori dai partiti che sta funzionando e si sta diffondendo in tutta Italia. Bene, se volete che, ecco, la prima volta avete fatto una grande raccolta firme e solo a loro ho detto sì. Anche ora vi chiedo il contributo di dire, ecco, sentire il vostro calore, di dire continuiamo, condividete questo video. Vuol dire che avete la voglia di far continuare questa amministrazione con questo sindaco e allora noi ci metteremo chiaramente a disposizione della città come l'abbiamo fatto fino ad ora. Tutti gli 8 assessori, compreso me, abbiamo un lavoro. Non siamo attaccati alla sedia,
e perciò non facciamo carriere politiche. Questo è un cambio di rotta. Non c'è il clientelismo, non c'è stato clientelismo con noi, non c'è nessun processo a carico dei nostri assessori e di me. Bene, questo è il cambio che volevamo, lo abbiamo fatto, abbiamo cambiato proprio assetto e la storia della nostra città, va continuato perché ci sono tante altre cose da fare, ma solo se lo vorrete voi.